Ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana approfondiamo le caratteristiche e le proprietà della senape. In effetti, quando ci si riferisce alla senape, generalmente si pensa subito alla salsa di senape, mentre diciamo in gastronomia è più facile pensare invece ai semi di senape, perché in effetti la senape è una pianta. Sono i semi di una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle crucifere, di cui ne esistono diverse varietà, e in effetti in commercio troviamo la senape sotto diverse forme. Una senape appunto derivante dai semi macinati, quindi in polvere, che viene utilizzata essenzialmente come condimento. Esiste poi la salsa di senape, che contiene appunto deriva dai semi di senape, ma vi sono anche altri ingredienti, e dai semi di senape si estrae anche un olio che viene utilizzato soprattutto per uso topico. Diciamo che esistono diverse varietà di semi di senape, e che possiamo denominare appunto senape bianca, nera, bruna e selvatica. La caratteristica ovviamente della senape è il suo gusto molto particolare, alquanto piccante. Delle diverse varietà di interesse gastronomico, le due principali sono soprattutto la senape bianca e la senape nera, in cui però dobbiamo sapere che la senape bianca è meno piccante rispetto alla senape nera. Questo gusto, diciamo piccante, deriva da alcune sostanze contenute all'interno dei semi, che si chiamano sinigrina e sinigbina. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, ovviamente le cose cambiano a seconda se ci riferiamo ai semi oppure alla salsa di senape. Sicuramente i semi hanno un apporto calorico molto più importante: per 100 grammi apportano all'incirca 470 calorie. Che possono sembrare tante, però è chiaro che 100 grammi di semi di senape sono davvero moltissimi, mentre invece la quantità reale che utilizziamo in cucina è veramente minima, per cui possiamo dire che l'apporto calorico è alquanto trascurabile. Però allo stesso tempo possiamo dire che contengono comunque sali minerali quali magnesio, potassio, calcio, fosforo, e vitamine come la vitamina A, la vitamina C e in quota minore anche vitamina E. Come detto, invece la salsa di senape per 100 grammi apporta all'incirca 67 calorie, e essendo anche più ricca di acqua, diciamo dei valori nutrizionali un po' più blandi, in cui però spicca in maniera particolare un'aumentata concentrazione di sodio. Vediamo però invece quali sono le proprietà dei semi di senape. Allora, essenzialmente possono favorire la digestione perché stimolano la secrezione gastrica. Sono ricchi di fibre, quindi aiutano, facilitano il transito intestinale contrastando la stitichezza. Contengono acidi grassi polinsaturi omega 3, perché sappiamo bene ormai come sono fondamentali per la prevenzione di tutte le patologie cardiovascolari. Per chi è a dieta, ovviamente sono consigliati per insaporire soprattutto i piatti, oltre che per le fibre di cui dicevamo prima, ma anche per dare appunto un maggior gusto ai piatti, e riducendo invece l'utilizzo di altri condimenti. Quindi, per chi è a dieta, sicuramente sì, i semi di senape, meno ovviamente la salsa di senape. E poi una proprietà per cui è molto famosa, tra virgolette, che l'utilizzo per cui ne facevano già nell'antichità è quella riguardante la riduzione della sensazione di dolore e dell'infiammazione. Questo grazie ad alcune molecole presenti appunto nei semi di senape, che con queste molecole vengono chiamate isotiocianati. Vediamo infine se per quanto riguarda le controindicazioni. Sicuramente la senape è sconsigliata a chi soffre di disturbi gastrici, quindi gastrite, ulcera, e come detto, visto che vi è anche la possibilità dell'utilizzo topico dell'olio di senape. Ecco, questa viene sconsigliata per chi ha una pelle particolarmente sensibile, perché potrebbe creare comunque delle irritazioni. In cucina possiamo dire che
la parte dei semi di senape macinata, quindi la possiamo utilizzare come condimento magari di insalate. Oppure per quanto riguarda la salsa di senape si abbina bene soprattutto ai secondi piatti, che siano dei secondi piatti di carne o di pesce, magari anche alla griglia. Bene, per ulteriori approfondimenti vi rimando all'articolo che troverete sul sito, sui social di Gilento Channel, così come anche sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito sempre a scrivere un'email per proporre degli argomenti o per fare delle domande sugli argomenti già trattati, scrivendo quindi a nutrizionericci@virgilio.it e noi ci rivediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!